Sono Irene, ho 32 anni, sono nata e cresciuta all'Aquila e in questo momento vivo a Frosinone, dopo essere stata circa 3 anni e mezzo nel Regno Unito a Cambridge. Oggi lavoro per una multinazionale, la Thermo Fisher Scientific, che è un'azienda terzista, per cui i nostri clienti sono aziende farmaceutiche. Quando ho comunicato alla mia famiglia che ho deciso di tornare in Italia, penso che il macigno che pesava su mia madre finalmente è andato via. I miei genitori, in fondo, l'hanno sempre sognato il mio riavvicinamento, non mi hanno mai costretto, non mi hanno mai fatto pesare la lontananza perché sapevano che era sofferta in parte anche per me e sapevano che ero lì per dare un senso ai miei studi, per dare un senso anche un po' alla mia vita, però li ha resi felicissimi. Ho deciso di trasferirmi a Cambridge, innanzitutto perché avevo alcuni amici che si trovavano già lì e inoltre perché l'Inghilterra, ma nello specifico Cambridge, è un posto all'avanguardia per quanto riguarda le scienze e ho pensato che appunto lì poteva essere un buon punto d'inizio. Una grande cosa che le aziende inglesi offrono è la flessibilità. Ti dà la possibilità con qualsiasi tuo background di reinventarti a qualsiasi età e in qualsiasi settore. Oggi il settore farmaceutico con questa pandemia in corso è sotto l'occhio dei riflettori, è sotto l'occhio dei media. Purtroppo ci è voluta una pandemia per portare alla luce quelli che sono i problemi dell'Italia da un punto di vista della ricerca, ovvero che non è consigliato. Non ci sono molti fondi, quando invece investire sulla ricerca e quindi investire poi sul settore farmaceutico credo siano alla base di quelle che sono le società attuali. Abbiamo guardato fuori, abbiamo visto nuove realtà, a volte anche migliori, che sono più funzionali obiettivamente e quindi sicuramente possiamo portare quello che abbiamo visto, possiamo migliorare anche nelle piccole cose quotidiane della vita lavorativa, possiamo portare delle nuove idee. Conosco persone che come me hanno fatto un dietrofront, quindi hanno deciso di tornare in Italia, ma conosco ancor più tantissime persone che sono ancora all'estero ma sognano di tornare a casa prima o poi in qualche modo e aspettano la giusta occasione per riavvicinarsi. Un po' di nostalgia c'è, un po' l'amarezza di aver lasciato un posto che mi ha dato tanto, mi ha comunque ha aperto le braccia, mi ha dato la possibilità di fare quello che qui io non ho potuto fare, però adesso sono contenta, vediamo.